Un saluto a tutti, cari amici appassionati del mistero. Adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca antica, ovvero sempre delle rune. Oggi vi parlerò di questa runa qui, Raido, la runa del viaggio. Corrisponde alla lettera R, è la quinta runa. Il suo elemento è l'aria, il suo segno è la bilancia, il suo albero è la quercia, la sua divinità è Por, il dio del carro, il padre di Odino e di Freya. Al femminile sarebbero le Valchirie. Le Valchirie, per chi non lo sapesse, sarebbero quelle dee femminili che portavano le anime dei defunti al Valhalla, anche le anime dei mortali, le Raido di pietra, anche le anime dei guerrieri che erano morti in guerra e le Valchirie le portavano nel Valhalla, il paradiso norreno. Il suo colore è granata, infatti come vedete io l'ho fatto di colore rosso, questo rosso scuro qui è il granata. Il significato è carro del sole, carro solare che intona la musica delle sfere. In positivo significa ordine dopo il caos, significa anche eroismo e significa anche azione. Pescato invece in negativo significa magia oscura ed inquietante, ma anche incontri indesiderati, l'incontrare qualcuno che non gradisci molto. Per inciderla si fanno prima le due linee obliqui, quella da sinistra verso destra in alto, poi quella di sotto, sempre da sinistra verso destra ma in basso, poi a fianco la linea verticale dall'alto verso il basso e poi si chiude con una linea obliqua dall'alto verso il basso, simile ad una R. Mentre incidete, dovete recitare: "Viaggerò in groppa ad un cavallo che nessun altro uomo può cavalcare. Esso ha 8 gambe e conduce i morti." Gli appassionati di mitologia norrena hanno già capito che sto parlando dello Sleipnir, questo cavallo qui. Il cavallo a 8 zampe che Odino guidava per andare in battaglia o semplicemente per spostarsi. Questo è tutto quello che si sa sulla runa Raido. Bene amici, adesso con questo ho finito. Un abbraccio dal Gran Mitico.